quarta parete, buonasera, siamo davanti al Giri Sound, ovvero l'ex Caffè Latino qui a Monte Testaccio, e siamo in compagnia di tre personaggi molto importanti. Alla mia sinistra Marco Vigliorri, direttore artistico del Giri Sound, e alla sua sinistra abbiamo Miss Franci, Francesca Silvi, che è la front woman, si può dire, degli Adicabongo. C'è scritto, guarda. E alla sua sinistra ancora il signore del sax. Oggi ti è piaciuta? Perfetta, ecco. Poi di Venerdì Santo sta benissimo. Costantino, cosa la dici? Allora, intanto grazie a voi per questi pochi minuti di intervista. Inizio subito con Marco. Allora Marco, com'è questa esperienza del Giri Sound? Allora guarda, il Giri Sound è partito un mese e mezzo fa. Rimane sempre Caffè Latino, all'interno del quale stiamo sviluppando più progetti. Il Giri Sound in questione è Ten Gratis Friday. Facciamo 70-80 con delle band che fanno della musica fantastica, e a seguire, come sentite in sottofondo, il nostro DJ che poi accompagna la serata fino a notte fonda. È un nuovo format che ci siamo inventati. Caffè Latino rimane sempre con le sue note caratteristiche della rumba, della salsa, che è per il sabato, ma a settembre prevediamo anche altre sorprese per dei live, per degli inediti e tante altre cose. E per altri tipi di musica. E per altri tipi di musica, come mi suggerivi. Assolutamente. Assolutamente. Io credo che l'obiettivo principale è far arrivare gente al Giri Sound, è far conoscere che stiamo procedendo con una nuova esperienza. Questo è un locale storico, 30 anni fa non aveva bisogno né di me né di nessun altro. I tempi sono cambiati, certo. La musica a Roma, il mondo della notte a Roma è cambiato. Stiamo cercando di recuperare tutte quelle tradizioni che questo posto magico ha avuto nel tempo. Tutto lì. Bene. E grazie anche a band come Adicabongo pensiamo di poter riuscire a fare questo tipo di lavoro. Grazie. Bene. Detto questo, passiamo giustamente agli ospiti della serata. Gli Adicabongo, grandissimi. Posso aggiungere ancora? Grazie, è dovuto. Grazie. Allora, che dobbiamo comunque elencare tutti i componenti. Certo, allora, abbiamo certo. Detto Francesca Silvia e Miss Franci alla voce, Costantino alla disa, alla sassofono, poi abbiamo Alessandro Benedetti, che è quello che fa le riprese. Al basso, bravo, grazie Alessandro. Prego. lo citeremo. Andrea Belli alla batteria, Alberto Lombardi alla chitarra, Alessio Ciolò alle tastiere e Pablo Enrico Oliver alle percussioni. Quindi un gaucho. Beh, anche diciamo appunto in questi giorni santi, anche come il Papa Francesco. La domanda che sorge spontanea: perché Adicabongo? Perché era il pongo degli anni 70, voi ve lo ricordate, certo. Era il pongo. Sta per iniziare a diluviare, quindi esatto. Iniziamo. Detto questo, cerchiamo di stringere al massimo, quindi grandi esperienze sicuramente con tanti artisti, sì. Quindi se li elencare, insomma, progetti tantissimi, è uscito futuro. Il nuovo singolo, ecco, che si intitola You, lo promuoviamo, lo trovate su YouTube, c'è un video con Francesca, un duetto con Christopher Williams, è trasmesso da tantissime radio in tutto il mondo. Sentiamo anche Francesca velocemente. Com'è questa esperienza con gli Adicabongo, Francesca? Fantastica, favolosa. Sì. Sono l'unica donna, quindi è con tanti uomini. Ti vedo che ti diverti molto sul palco. Io mi diverto tantissimo, devo dire che lavorare con loro è divertente. Sono la mia famiglia. Ed è disposta a prendere anche l'acqua. Per loro. Ma possiamo... si stanno involando per una chiosa, una chiosa. Questi signori non si vedevano da 35 anni. Ecco, e si sono rivisti stasera grazie a noi. Quindi, chiudiamo così. Bene, che altro dobbiamo dire? Amici, ci rivediamo al Giri Sound. Al Giri Sound, naturalmente. Perché sennò viene la bronchite. Allora, prima che ci frascichiamo completamente, grazie a Marco, grazie a Francesca e grazie a Costantino. Grazie. Amici di Quarta Parete, buonasera e alla prossima. Ciao. Ciao.